Ciao a tutti appassionati del fai da te, io sono Mauro e questo è Zio Orso, il canale per i makers. In questo video vedrai come cambio le pastiglie dei freni della mia auto. Come sapete sono un infermiere e sono anche un maker, e sebbene io abbia a che fare con pastiglie tutti i giorni, non si tratta delle pastiglie dei freni, e quindi mi vedrete cambiare i freni della mia macchina, però probabilmente la tecnica che userò non è quella pulita che userebbe un meccanico, e sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno più esperto di me che potrà darmi qualche consiglio giù nei commenti. Quindi ecco, io posso solo mostrarvi come faccio io a cambiare le pastiglie dei freni. Ormai l'ho cambiate diverse volte alla mia macchina, a quella di mia moglie, eccetera, eccetera, e mi è venuto sempre bene. E uso degli accorgimenti, ve li mostrerò all'interno del video. Però ecco, se avete qualche consiglio da darmi, per favore lasciatelo nei commenti, io lo apprezzerò parecchio. Se il video ti è utile, mi raccomando, iscriviti al canale e schiaccia la campanellina per non perdere i prossimi video. Condividilo sui social con i tuoi amici e se ti piace, mi raccomando, lascia un like e un commento sotto, mi fa sempre piacere. Inoltre ti volevo mostrare questa tavola che mi ha regalato un amico, questo dovrebbe essere Rovere, e ho intenzione di farci un prossimo progetto. Quale sarà secondo te? Ti lascio al video, ciao, buona visione. Ecco che arriva la Orso Mobile. La parcheggiamo e apriamo il cofano. È molto importante, prima del cambio delle pastiglie dei freni, togliere il tappo al serbatoio dell'olio dei freni. In questo modo, quando andremo a spingere dentro il pistone della pinza dei freni, questo porrà meno resistenza e quindi saremo facilitati. Dopo che il gommista ha stretto i bulloni delle ruote, è difficile svitarli a mano e quindi io di solito mi avvantaggio con un palo, però non trovando il palo che uso di solito, mi sono dovuto arrangiare con lo stelo di un ombrellone da mare. Una volta allentati i bulloni, alziamo la macchina con un crick a carrello in questo caso, però io non mi fido della tenuta del crick a carrello e quindi generalmente prima di iniziare le operazioni di lavoro sospendo la macchina sopra un trespolo. Questo secondo me è una tenuta maggiore. Dopodiché tolgo tutte le viti con l'avvitatore a percussione. Giro la ruota, oppure in questo caso il disco, in modo da avvantaggiare il lavoro. Dopodiché provvedo a smontare le pinze dei freni, che generalmente sono tenute in posizione da un paio di bulloni. Bye.
Tolti i bulloni, possiamo andare avanti con la rimozione della pinza dei freni. Qui troviamo le pastiglie vecchie, quelle consumate, come vedete c'è rimasto poco. Poi per tirare indietro il pistone della pinza, generalmente uso la mia morsa da banco. Con la mia morsa da banco, infatti, l'operazione è abbastanza veloce. Un paio di giri e il pistone è dentro. È molto importante far rientrare il pistone della pinza, infatti i nuovi freni che andremo a montare hanno uno spessore molto maggiore di quelli consumati, come vedete da questa immagine, e quindi sarebbe molto difficile rimontare la pinza con lo spessore aumentato dei nuovi freni. Una cosa a cui si deve fare molta attenzione quando si rimontano i nuovi freni è che la molletta che sta sopra le pastiglie sia perfettamente in posizione all'interno delle pinze. Infatti questa molletta serve per tenere in posizione tutta la pastiglia. Come vedete, in questo caso io sto commettendo un errore, sto facendo uscire la molletta al di fuori della pinza. Questo è un errore da non commettere. Infatti, come vedete in quest'altra immagine, l'ho rimessa all'interno della pinza e provvedo a riposizionare i bulloni che tengono in sede la pinza. Fatto ciò, si può riposizionare la ruota. Si mettono in posizione i bulloni. E si può dare una prima avvitata con l'avvitatore a percussione. Dopodiché, come sempre, mi aiuto a finire l'operazione con il palo, o meglio, lo stelo dell'ombrellone che ho usato anche prima. Ma per stringerli completamente è importante mettere il pneumatico a terra, infatti con la ruota ferma finisco l'operazione e stringo i bulloni a croce. Infatti a me hanno sempre insegnato che i bulloni delle gomme vanno stretti non in senso orario, non in senso antiorario, ma a croce, ossia si avvitano in modo contrapposto, come vedete in questa immagine. Una volta stretti bene i bulloni si può riposizionare il copricerchio e il gioco è fatto. Per oggi è davvero tutto, al prossimo video, ciao!